Una volta dissi a mia madre che l'amore proprio non mi interessava e lei si scompose in una smorfia, tant'è che ebbi paura di aver detto chissà quale inezia. Si toccò il naso come era solita fare quando le dicevano stupidaggini che non stavano né in cielo né in terra. Non rivelare mai a una ragazza questa tua idea. Sarebbe come paragonare il suo naso a quello della scimmia nasica. E detto questo, riprese a toccarsi il naso. Da allora compresi che il naso, così come l'amore, erano per le donne un argomento bollente ed era quindi saggio disinteressarsene. Se proprio con le spalle al muro, in una conversazione, tale parola, amore oppure naso affiorassero, allora l'uomo astuto, seppur sia scrittore, deve limitarsi alle monosillabe come «ah, l'amore», «ah, il naso», così solo si assalva la vita, oppure le orecchie. Ad ogni modo, da quel giorno, ricordo ancora che era il 13 giugno, mia madre si prese la briga di regalare a me un libro che parlasse di amore, oppure di nasi, e così via, finché non morì. Eppure anche nella sua tomba, con la pelle tirata dalle rughe, il volto pallido e le chiazze nere della morte sulle guance, non riuscivo proprio a distogliere l'attenzione dal suo naso, e così facendo all'amore, seppure il tristo mietitore fosse a fianco a me. Ebbene, ora vorrei soffermarmi su una scena che disgraziatamente mi capitò di testimoniare qualche anno più tardi, mentre ero in vacanza. Sedevo tranquillo sulla sdraio a leggere Vita di uno scorcio, cullato dalle onde del mare e sull'odore di salsedine, quando un grande schiamazzare disturbò la mia lettura. Già divenni furioso perché nessun essere umano, neanche fosse un presidente, può assumersi il diritto di infastidire le mie ricerche in un momento di cotanta beatitudine. Appioppai ogni colpa ad un gruppo di ragazze in piedi dinanzi a dei ragazzi che avranno avuto circa 20 anni. Questi ultimi alzavano il collo, lo tendevano, come se ogni loro cellula fosse attratta da quei corpi femminili, e gli occhi li osservavano con una tale foga paragonabile all'affamato predatore dinanzi alla succulente carne. Ed ecco che queste, sempre starnazzando, accorgendosi del desiderio di questi ragazzi, colsero l'occasione per carezzare le spalle nude di costoro, poi il collo, infine i bicipiti. A quel punto, come se fosse un dialogo studiato a tavolino, le oche all'unisono beccarono. «Siete belli, proprio belli. Se ci fossero muscoli, però, chissà!» Seppi da quell'istante, appena le ultime sillabe fuoriuscirono da quel groviglio di denti e lingua, che la mia lettura si era andata a far benedire, perché mai sarei riuscito più a concentrarmi. Tuttavia, uno dei ragazzi, dimenticato la ragione per cui dapprima aveva aperto bocca, con malizia disse a quella in mezzo: «E dunque? Guarda il tuo naso piuttosto!» Dovettero sopraggiungere i bagnini per poter staccare i denti e le unghie della ragazza dal collo del ragazzo. Allora la furia, perché quando mi si infastidisce mentre leggo divento imprevedibile, fece tremare ogni mio muscolo, ed io, ad essere sincero, di muscoli ne possedevo. Tuttavia, qualche cosa negli occhi della ragazza, qualche cosa di innaturale, quasi maligno, mi fece accapponare la pelle. Si accorse nell'istante in cui graffiava il volto del ragazzo del mio sguardo atterrito e sorrise compiaciuta. Quando la ragazza si placò e le fu intimato di farsi un giro, ella passò dinanzi a me e di nuovo colsi in quelle pupille un'ombra che avviluppava la sfera celeste. Fu lesta la paura che bloccò il mio fiato, ma subito susseguì il desiderio di seguirla, rincorrerla, chiederle quale malattia la affliggeva, perché quest'ultima la rendeva particolare, diversa e incredibilmente adatta alle mie storie. Tuttavia sfilò spedita, fino a scomparire dietro a un bar. Così presi di fretta e furia le mie cose e le andai dietro. La osservai, dapprima dietro un albero, poi da dietro un muro, finché le sue amiche non si congedarono, lasciando la ragazza davanti ad una casa dal portone maestoso, dove nel legno era inciso un simbolo alquanto bizzarro, simile a una runa tipica, in una prima analisi, del vecchio Futhark. Scivolai lentamente contro il muro, perché agendo nell'ombra forse nessuno mi avrebbe scorto. Dunque arrivai dinanzi al portone. Con un dito carezzai la runa composta da due righe,
Era oltremodo simile ad una normale X, solo che una linea era ritta, mentre l'altra era obliqua e tagliava di netto la prima. Al tocco i cardini cigolarono con un rumore sinistro e l'uscio si aprì rivelando una luce che inondò la strada. Ebbi paura che qualcuno potesse notare quel chiarore e vedendo un uomo titubante davanti ad un portone avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Così entrai. Mi accolse una stanza dai muri scuri pece. Alcuna lampada stranamente illuminava la stanza, se non per due rettangoli poco distanti, ritagliati nella parete, che sembravano per lo più porte contornate da luci LED. A sinistra era rossa, a destra invece blu. Mi avvicinai e di fatto erano due porte, anch'esse di legno. Strinsi le palpebre per leggere la scritta incisa su di esse e sobbalzai quando lessi quella più a sinistra, amore, e su quella a destra, naso. E ora, fai la tua scelta.